Bentrovati dopo un po' di giorni nuovamente in onda con l'editoriale Nero su Bianco. Certo, qualcuno avrebbe preferito non ascoltare più questa voce, non guardare più questo viso e limitare la riflessione comune. Sì, perché quello che viene detto in questo spazio non è né la verità assoluta né l'unico credo che ci possa essere su questo o su quell'altro argomento, ma è uno stimolo. A volte si dicono le cose anche in modo provocatorio per far sprigionare energia, anche rabbia e riflessione ulteriore. Il problema è che troppe volte la riflessione la facciamo noi semplici cittadini che ogni giorno pensiamo come poter andare avanti nei drammi che comunque coinvolgono le nostre famiglie a livello nazionale, regionale, provinciale, mentre coloro che dovrebbero riflettere pensano più ad altro e non a quanto a noi potrebbe invece giovare la loro riflessione in quanto governanti. Qualcuno ora dirà: ricomincia sempre con l'attacco alla politica. Ma perché? In questi mesi cosa è successo di così differente per cui noi dovremmo cambiare atteggiamento? Ci hanno sempre rinviato ogni problema. Chi doveva essere presente non lo è stato a livello nazionale e anche a livello regionale. Tanti protagonisti delle vicende economiche e governative, come dire, hanno fatto delle cattive figure. Ma cosa sta succedendo nei partiti? Per quale motivo tanti dibattono su quale sarà l'organigramma all'interno del Partito Democratico o all'interno del Popolo delle Libertà o di quest'altra aggregazione o parte politica e non si mettono invece realmente a tavolino a discutere? La fiducia al governo Letta altro non è stata che una resa dei conti per poter andare avanti, non tanto o perlomeno non soltanto per il bene del paese, ma principalmente per il proprio bene, cioè di coloro che sono seduti da qualche mese intorno ai tavoli ministeriali. E questo non va bene. Non è vero che il dibattito interno dei partiti si debba sempre solo leggere come momento democratico di confronto, perché troppe volte i dibattiti all'interno dei partiti, specie in questa dannata Seconda Repubblica, altro non è che uno scontro di potere per la gestione di questo da parte di questo o di quell'altro esponente politico. Nella tanto discussa Prima Repubblica, invece, i dibattiti di partito non erano per la gestione di potere, ma per come esercitare il potere per determinare il bene dei cittadini. Poi anche la Prima Repubblica aveva e ha avuto tutte le degenerazioni che vi sono state. Certo, è ancora, come dire, raccapricciante ascoltare il moralismo. Io proprio questa mattina, guardando un programma televisivo dietro la mia scrivania, ho visto è sentito Primo Greganti, cioè colui che andò in galera e poi fece i servizi sociali, come accadrà al leader Silvio Berlusconi, dire: sono stato condannato ingiustamente per una tangente presa. Ecco, questo non fa onore né a Primo Greganti né probabilmente alla storia di questo paese, e nessuno ha il coraggio di dire ufficialmente da parte di una parte politica, da parte di esponenti di primo piano che oggi sono anche, come dire, presidenti della Repubblica di quel partito che fu il Partito Comunista, che Primo Greganti, al di là del fatto che dice di non averla mai presa questa tangente, si è assunta la responsabilità della riscossione di quel denaro che lui, ripeto, afferma di non aver mai avuto, per liberare da un'ipotesi di sistema corrotto quello che fu il suo Partito Comunista. Ossia, il vecchio PC aveva il fenicottero, cioè colui che
gestiva ma che poi si assumeva la responsabilità. Negli altri partiti invece, a distanza di 20 anni ancora non si dice, anzi di 21 rispetto alla nascita di Tangentopoli, non si dice che erano tutti uguali, e questo non è un segnale di verità. Sì, volevo in questo primo appuntamento parlarvi di tante cose, ma poi, come dire, sapendo voi tutti quanti che io non ho un percorso scritto e vado a braccio davanti a questa telecamera, per cui mi scuserete anche a volte di voli pindarici che faccio, probabilmente tra domani e dopodomani farò un focus, farò un flash più approfondito invece della situazione all'interno del Popolo delle Libertà, che vede protagonista un salentino e un pugliese come Raffaele Fitto, e all'interno del Partito Democratico, che invece ha un dibattito tutto incentrato su una guerra tra toscani, ossia tra Letta e lo stesso sindaco di Firenze, Renzi. Quindi a domani.